Enogà e le tradizioni locali. Vi raccontiamo un prodotto d'eccellenza. Certamente, lo facciamo da tantissimi anni e oggi parliamo di un prodotto, ritengo, abbiamo voluto concentrare anche come redazione la nostra attenzione su questi ausili straordinari, intanto importantissimi soprattutto per questi tempi, come dire, di dove bisogna stare attenti anche col cibo. Bisognerebbe sempre farlo, ricordiamo le tantissime tonnellate di cibo che purtroppo si sprecano non solo in Italia ma in Europa tutti i giorni. E allora parliamo di un ausilio importantissimo prodotto dalla Food Sever. Intanto diamo il benvenuto a dottor Simone Martorina, che dovrebbe già essere in collegamento. Buon pomeriggio Martorina. Sì, buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori. Buon pomeriggio, grazie intanto del suo intervento. Dicevamo, un ausilio, sono tanti gli ausili in questo comparto. Intanto la regia possiamo già inquadrare sul canale 196 del Digitale Terrestre alcuni dei vostri prodotti. E dicevamo, ausili sono, lo diciamo in parole povere, in termini molto probabilmente non propriamente tecnici, sono i classici sottovuoti, ma c'è qualcosa in più da dire? Sì, come abbiamo anticipato, stiamo parlando di un sistema innovativo di confezionamento sottovuoto e soprattutto quello che ci ha incuriosito è questa abbinata anche con questa marinatura rapida, perché noi sappiamo quanto in cucina sia importante marinare, ma quanto questo non coincida con i nostri ritmi anche quotidiani frenetici della cucina, e questo ci ha proprio incuriosito, questa abbinata. Ma ce la vuole spiegare? Sì, guardi, come dicevate voi, le nostre macchine per il sottovuoto sono prima di tutto un ausilio per il risparmio all'interno delle famiglie, per cui consentono di diminuire notevolmente lo spreco di cibo. Come tutti sappiamo, è stato stimato che circa 1.700 euro l'anno vengono sprecati in cibo da ogni famiglia, per cui avere una macchina sottovuoto consente in primis di ridurre l'impatto sul budget familiare del cibo sprecato. L'altro vantaggio, uno degli altri vantaggi delle macchine sottovuoto, è quello di utilizzarli come alleati in cucina, per cui il sottovuoto, che proprio estrae l'aria, permette, grazie a questo processo, di far velocizzare in maniera notevole il processo di marinatura. Quindi, utilizzando una macchina sottovuoto e uno speciale contenitore che viene venduto come accessorio in abbinamento alla macchina, è possibile marinare in circa 10-15 minuti al massimo quello che solitamente impiegherebbe ore ed ore, grazie proprio al processo di estrazione e emissione dell'aria all'interno del contenitore. Devo dire, Martorina, io non sono un ingegnere, non sono un tecnico, però sono anche un cuoco, e devo dire che ho trovato anche come dire, una consistenza nei materiali di fabbricazione di questi ausili, che come diceva lei sono importantissimi. Ha dato un dato: 1.700 euro di spreco a famiglia non sono pochi. Con 1.700 euro si va in vacanza, si può fare, come dire. Poi è anche un fatto culturale, ne abbiamo parlato tantissimo in alcune nostre edizioni. Quindi ausili costruiti con criterio, con materiali devo dire di grande pregio. Ma concentriamoci un po' sul, dando degli esempi, su cosa può fare, cosa si può fare a casa con questi ausili. Quindi noi sappiamo che spesso, lo sappiamo tutti, grazie a Dio che esistono, ci sono i 3x2, i 2x2, i 6x2, ormai se ne vedono di tutti i colori. Quindi facciamo un po' di scorta. La scorta è quel momento anche pericoloso, perché a volte ci fa buttare via del cibo. E quindi qui arrivano i vostri ausili, e quindi si può conservare di tutto, però ci sono delle tecniche ben precise, è vero? Assolutamente, con il sottovuoto c'è anche questa voce di risparmio a cui le famiglie italiane sono molto attente. Si possono acquistare le cosiddette confezioni in famiglia, si può approfittare delle offerte 3x2, per cui non è più un problema, avendo una macchina sottovuoto a casa, acquistare grandi confezioni. Solitamente tanto del cibo che si acquistava con queste offerte andava sprecato, proprio perché col passare del tempo degradava e la qualità di quello che si era comprato si perdeva. Con una macchina sottovuoto si possono confezionare queste grandi confezioni in pacchetti e in container molto più piccoli,
e si può prolungare fino a 5 volte la freschezza degli alimenti che si acquistano. Monica, diamo qualche esempio, sì, perché noi... sono veramente impressionanti questi esempi e sono tutti reali, ve lo garantisco, parola di... Esatto, sì, perché noi pensiamo che risolva il problema mettere il cibo nel congelatore, senza ricordare che per esempio una carne macinata normalmente deve essere consumata in 4 mesi, con questo sistema si arriva ad un anno. Il pollo dai 6 mesi abituali, che nel tempo di giacenza massimo all'interno del nostro freezer, arriviamo a 2-3 anni, quindi proprio andiamo a, completamente a stravolgere quelli che sono i tempi della conservazione degli alimenti, a vantaggio quindi di un totale risparmio e comunque di uno spreco minimo. Una cosa che non manca nelle nostre cucine è il parmigiano nel frigorifero, una volta aperto dovrebbe rimanere 1-2 settimane, e con questo sistema di sottovuoto arriviamo agli 8 mesi, quindi veramente dei tempi molto molto dilatati. Insomma, sono, come dire, grandi pregi da questo punto di vista, la conservazione a lungo termine, diciamo, dei prodotti, perché si può fare un po' di scorta e, come dicevamo prima, non si getta nulla. Martorina, sono tante le cose da dire, noi ritorneremo naturalmente su questi prodotti, su questi ausili, magari anche con alcuni speciali che stiamo per organizzare da questo punto di vista. Che dire, l'azienda, a noi piace parlare anche delle aziende, noi siamo giornalisti, non possiamo fare pubblicità, ci mancherebbe, però ci piace parlare delle aziende serie, quelle aziende che operano in Europa, ma non solo, in Italia, e che portano alla famiglia dei prodotti seri. Da questo punto di vista dobbiamo dire che la Food Saver, abbiamo analizzato anche il prodotto, siamo nell'eccellenza. Dove si possono trovare questi prodotti? Guardi, sono distribuiti in Italia in tutte le maggiori catene, sia di supermercati che di ipermercati che di negozi specializzati, per cui anche io non faccio nomi per non pubblicizzare nessuno in particolare, ma in qualsiasi catena, dalle più grandi ai negozi specializzati di elettronica, è possibile trovare le nostre macchine. Bene, esiste anche un sito per curiosare, per andare a curiosare sulle proposte, lo vogliamo dare? Sì, www.foodsavereurope.com, dove ci sono un po' tutte le varie tipologie e soprattutto anche molti consigli per utilizzarle al meglio. Certamente, io devo dire che le ho anche un po' soprannominate come le vecchie ghiacciaie del secolo scorso. Qui siamo davanti a una grande tecnologia che, come dire, ci sotto l'aspetto igienico e della conservazione veramente ci porta lontano. Quindi vi ringraziamo di questo prodotto. A noi piace raccontare i prodotti d'eccellenza, l'abbiamo fatto oggi con Food Saver. Grazie a voi per lo spazio dedicato e mi auguro che i vostri ascoltatori anche apprezzino quello che le nostre macchine permettono di fare. Sicuramente, grazie e buon pomeriggio. Grazie a voi, buon pomeriggio. Bene, allora noi proseguiamo con il nostro...